Buonasera, buonasera. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Ciao Luca, tutto bene? amici, tutto a posto. Anche. Sì, tutto bene, tutto bene. Bentornato in live. Ci risiamo dopo qualche settimana di pausa, ci siamo ancora. Bene, Nessuno si bene. sarà accorto, ma sì, sono mancato. Ho preso una mini pausa. Ah, se ne sono accorti, se ne sono accorti. È ben veloce sto giro Stream Elements. Sì, è Addirittura vero. è arrivato prima di Ace, quindi occhio che potrebbe rubarti il primato. E se Ciao stai molto Ace. attento, intanto buonasera. Bene, allora siamo qua per parlare di NXT e beh, intanto salutiamo quelli che ci stanno seguendo su YouTube. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, commentate. Perché si avvicina lo speciale, la settimana prossima ci sarà Spring Breaking e quindi scriveteci anche un po' magari i vostri commenti a riguardo, un po' quali sono i vostri pronostici, fate un po' in chat, dite un po' di cose. E vedi, Ace dice che mancavi, vedi Luca. Ah, Ace, anche te, voi, tutti voi. Ciao Gianlu, ciao ciao. Sì, allora. Partiamo dalla solita domanda, che ormai è una domanda di rito che faccio sempre. Come ti è sembrata in generale questa puntata di NXT? Personalmente è carina anche questa. NXT diciamo che bene o male è il prodotto che a me aggrada di più. E lo conferma di settimana in settimana. E mi è passata bene, meno male, insomma. Mi è poco pesante, ecco, quindi già per questo è positivo. Sì, bene, Non so te cosa ne pensi. No, beh, passa sempre liscio NXT, è sempre divertente, non strafanno, quindi Sì, poi stiamo sempre passa. parlando di uno show dove comunque si vede che c'è tanto inesperienza. Su questo non c'è dubbio. Però sono cose che comunque non serve sempre sottolineare perché NXT ha un certo punto di mentalità che vuole mettere nello show, insomma, quindi lo possiamo capire. Sì. Ti manca Fabri? Fabri tornerà? Boh, non lo so, penso di sì. E adesso si è dato molto al Messico e poi no, probabilmente tra un paio di settimane lo vediamo di nuovo qua ad Sta Apex traslocando a anche. Tijuana. Sì. No, se poi un attimo di pausa fa un po' meno live, poi torna. E Facciamogli Alexis avere una Bliss è vita qua. anche a lui, per cortesia. Esatto. E, ok, cosplayer 186, bellissimo. Cioè, aspetta che vado, non me la ricordo, quindi faccio velocemente. Ok, ho capito. Sì. E che bella coppia, stavo guardando i Kotatsu Studios. Ah, ok, il link che ti ho girato ieri. C'è un po' di roba interessante su quel canale lì. Ha detto che è già pronto a fare altre tre interviste, poi capiremo chi sono. Bene. Allora, io direi di partire subito lanciatissimi con questa review che è partita con un match titolato per titoli di coppia con il Gallus, che ha mantenuto i titoli contro i Creed Brothers e la Dyad, provata da Jagger Wright e Rip Fowler. Match carino, potevano fare di più sicuramente, però in realtà per essere una puntata ci può stare. Sono tre team che lavorano bene e era abbastanza telefonato al risultato, però ci sta. Dai un più uno al Gallus, è comunque abbastanza importante come più uno perché hai battuto comunque due tra le coppie più forti che ha NXT. E quindi dai un po' di spessore alla coppia. Come ti è sembrato questo match? Carino da puntata settimanale, niente di più, niente di meno, però l'hanno fatto abbastanza bene, forse un po' confusionario in alcune transazioni, ma bene o male carino, insomma è passato bene. Noto che comunque alla fine Jagger e Rip Fowler non sono stati licenziati, come dicevano
Loro avevano chiesto il licenziamento, il rilascio, chiamatelo come volete, alla fine ci sono ancora. Addirittura sono in un match per il titolo. E poi vediamo al futuro, ma per ora sono ancora lì. Premessa. Eh sì, c'è da vedere se si devono far finire un tot di giorni di contratto, boh, capiamo. Sì, oppure una storia, insomma, il fatto che la sua. Comunque, vabbè, per ora sono ancora lì. E mi piace il fatto anche che da quando hanno i titoli i Gallus ci sono molte coppie intorno al titolo. Stanno facendo vedere molte coppie con triple threat, match a 4, comunque anche match di contendenti. Ed è solo positivo perché comunque nella loro inesperienza di alcune coppie, anche se in realtà comunque bene o male. Magari Creed ancora un po' green lo sono, ma gli altri due sono due coppie molto collaudate, quindi comunque neanche tanto. Però insomma, nonostante siamo NXT, c'è un'ottima, secondo me, parte dal team maschile, Sì. E finale che praticamente arriva dopo un colpo ricevuto Sì. da Ivy Nile per sbaglio, e quindi i Creed Brothers si preoccupano delle condizioni della compagna di team, e quindi poi c'è un po' di confusione finale e Sì, la alla vittoria fine del vittoria un Gallus. po' sporca, un pochino sporca la vittoria, però ci Esatto. sta. È un po' per portare avanti una faida, poi magari qualcosina di Sì. femminile anche, crea un po' una storia. Il Gallo si è passato un po' in secondo piano nella parte finale, però ci sta, Ci sta comunque. alla fine, sì. Sì. Altro match è arrivato subito dopo, che va bene, non c'è in realtà moltissimo da dire, quello tra Noam Dar e Miles Bourne. Un match per far vedere Noam Dar al pubblico americano, Noam Dar che è ancora campione erita, cioè, almeno Sì. dovrebbe essere ancora campione erita. Era molto bravo lui quando lo guardavo in NXT UK, ma vabbè, non è sicuramente il match per vedere se uno è ancora valido e se ha ancora delle potenzialità, se può ancora migliorare, però il suo l'ha fatto e vediamo un po' poi cosa fa all'interno di questa NXT. Da quello che ricordo, lui dovrebbe avere una faida con Dragon Lee, una faida, cioè almeno un match con Dragon Lee. Vediamo quando poi lo buttano in piedi, Per la cosa. Heritage Cup, tra l'altro, in teoria. Esatto. E vediamo, perché può venire un match molto interessante. Probabilmente si sta studiando un po' le regole Dragon Lee, Sì, essendo ma mai che fatto fine ha quel fatto tipo, Dragon Lee devi un ieri? attimo Che fine ha capire. fatto Dragon Lee ieri? Boh, non lo Non so. so se ha avuto problemi, non ho letto niente oggi perché sono stato molto occupato. Ma non ho letto niente. Fatto sta che comunque sì, come hai detto tu, giustamente, non è un match che c'è tanto da dire, perché comunque è stato il debutto, ridebutto in ring di Noam Dar, diciamo, NXT. Una facile vittoria, via. Sì. E sì, doveva essere, cioè. A un certo punto ci dovrà essere questo match, almeno da come avevano tirato in piedi le Ah, vedi? cose un paio di settimane fa, però niente, o l'hanno posticipato o è successo qualcosa a uno dei due, spero niente di grave, quindi vediamo. Quindi passando oltre abbiamo un segmento. Cioè, o meglio, doveva essere un match. Sta entrando Odyssey Jones, è arrivato Bron Breakker, lo ha tipo scassato in tempo zero, e poi se l'è presa con Duke Hudson, portando avanti un po' questa fight tra CSU e Settimana Bron Breakker. scorsa, sì. Esatto. E la settimana scorsa Bron Breakker è andato a interrompere la cerimonia da MVP di Duke Hudson, in realtà dandogli anche una shot, cioè, o meglio, la possibilità di una shot titolata, quindi cioè, l'ho anche aiutato in qualche modo, poi continua un po' questa faida, è un modo per tenere Bron Breakker lontano dal titolo per qualche settimana e comunque dai anche qualcosa di importante alla CSU da fare, perché comunque Bron Breakker può anche non piacere, Sì. però è comunque uno dei top all'interno del roster di NXT. Quindi comunque anche a Duke Hudson dai qualcosa di interessante, quantomeno sulla carta, per il pubblico da fare.
Come ti sembra questo nuovo Bone Breaker? Ti piace questa versione il un po' vecchio No, stampo? assolutamente no, perché se già prima non mi piaceva Face, adesso che mi sembra letteralmente forzatissimo, mi piace ancora di meno. È molto molto forzato. Poi l'hanno messo comunque in dinamiche molto deboli per quanto mi riguarda, perché la CGU sì, gli hanno dato comunque importanza ultimamente, ma è sempre una stable basata principalmente sul come, insomma. Poi anche sto fatto che attacca un po' le persone a caso, non lo trovo sensatissimo. Vediamo, sicuramente non è quello che mi aspettavo da Bron Breakker quando l'hanno tolto dal giro titolato anche per poco, però hanno provato, secondo me volevano vedere un po' Bron Breakker Hill, per me non sta funzionando, però comunque c'è ancora tempo. Sì, beh, sono 2 o 3 settimane, quindi può ancora riprendersi. Magari poi scopriamo che è perfetto come il. Nel frattempo è arrivato Sì, glielo Fabri. auguro. Ciao Fabio. Buonasera, Fabri, buonasera. Sta facendo come Diesel quando perse il titolo. Ok, sì, Bone Breakker uguale a Diesel. Wow, che bella cosa. Che bella combo. E vediamo cosa farà Bone Breakker. Non mi aspetto grandi cose, però sono sempre in tempo a ricredermi. Sì, per l'amor di Dio. Continua anche la faida tra i Pretty Deadly e la D'Angelo Family dopo quel segmento leggermente brutto della settimana scorsa con il rapimento di Kit Wilson, era, se non ricordo male, con i Pretty Deadly che arrivano lamentandosi dei comportamenti della D'Angelo Family. E in pratica li sfidano per un match a Spring Breaking. Più avanti in puntata poi abbiamo dall'altra parte la Dungeon Family in un ristorante, cosa molto, molto da padrino, che portano avanti questa faida e quindi aspettiamoci il match tra queste due coppie, che può venire fuori interessante come Esatto, match, molto. un po' meno come storia, come la stanno raccontando, ma va bene, ce la facciamo andare bene. Sì, è un po', diciamo, un parcheggio per entrambi, dove comunque sono due coppie importanti, vogliono metterle on screen, meglio che farle rimanere al catering, insomma. Quindi mettiamo qui e va bene, poi il match sarà anche molto carino, secondo me. Sì, Quindi non sì. c'è Poi, male. come dicevo qualche settimana fa, in realtà la D'Angelo Family a me piace Anche come lotta, come tipo di tag team funziona. E avere dei contropiti deadly può aiutare di molto, in realtà. a me è iniziato a piacere di più quando sono iniziati ad essere veramente un tag team vero e proprio. Eh sì, prima era praticamente uno più accompagnatore, Sì. praticamente. E adesso si fanno più squadra, funzionano, Poi funzionano. si completano anche bene, diciamo, perché sono due stili anche abbastanza diversi. Sì. E ci fa una domanda nel frattempo. Breaker rivincerà il titolo? Spero di no. Cioè, in realtà non, al momento non dà quest'idea. Secondo me lui è uno di quelli che farà un po' di roba da heel. Magari si vince più quello secondario per me, sì, il Nord America, però io lo vedo comunque verso il main roster a un certo punto. Secondo me non lo rivince il titolo perché in realtà ha già fatto tanto con il titolo e avrebbe poco senso. Cioè, il titolo di NXT secondo me dovrebbe funzionare come modo per far vedere chi hai nel roster, quindi dovrebbe Sì. girare molto per far vedere un po' tutti e dare un po' di push a quelli più validi. Se lo dai a Breaker rimane sempre in quel giro lì che comunque è già durato più di un anno. Se riusciamo a evitarlo, forse è Poi meglio. comunque c'è da dire che l'ha già vinto anche 2 volte, perché c'è stata la parentesi Dolph Ziggler, È che ok, stata veramente una sì, parentesi. esatto, dimenticabile, però comunque Bron Breakker risulta 2 volte campione NXT, la prima da dimenticare perché fu anche molto corta, quindi diciamo neanche per demeriti suoi, però la seconda magari poteva piacere fino a un certo punto, ma dopo è andata molto a scemare come regno, durato veramente molto, lui non ci ha messo. O meglio, lui ci si aspettava di più e basta, però basta, io direi basta col titolo, almeno maggiore.
Andando oltre abbiamo un match tra Roxanne Perez e Zoey Stark, match che arriva da uno scontro nel backstage avuto la settimana scorsa in quel segmento particolare dove c'era un po' chiunque, erano 4 o 5 persone che passavano di lì, non sapevano bene cosa fargli fare, volevano metterli comunque in puntata, li hanno messi in questo segmento, si sono incrociati tutti, match carino. Niente di eccezionale, ovviamente loro due possono fare di più, però per il tipo di storia che stanno raccontando ci sta un match del genere, anche il job di Zoey Stark ci sta Sì. benissimo, perché comunque lei non ha bisogno, secondo me, di vincere tanti match e andare over, è più quella che fa far bene alle avversarie e manda over gli altri. In questo caso è una Roxanne Perez che si sta ricostruendo. Ha fatto una buona performance. A fine match arriva in The Hardwell, confronto tra le due, match lanciato, doveva essere un uno contro uno, in realtà si aggiunge anche Tiffany Stratton, che non è convinta di questa cosa, vuole comunque avere una possibilità anche lei. In The Hardwell dice, ok, va bene, facciamo un match 3 e vediamo cosa salta fuori. Secondo me è un po' azzardata la scelta di avere anche Tiffany Stratton, però vediamo. Non lo boccio in partenza come match. No, Cosa il problema è che mi dici Tiffany. Beh, dello scontro con Zoey Stark e di questo match che hanno annunciato? il match è stato molto carino. I due comunque hanno talento, quindi si è visto. Zoey, io credo che stia facendo un ottimo lavoro di mentore per tante ragazze lì dentro, perché quella è un po' più esperta, dà sempre una mano nei match, e ovviamente concede il job senza nessun problema, come è giusto che sia. E in questo caso giustissimo risultato Roxanne Perez vincitrice perché deve ricostruirsi, sono dovute arrivare a questo triple threat, ci sono arrivate in modo secondo me anche coerente e giusto. L'unica cosa che sì, forse Tiffany è un po' come hai detto tu forzato, no? Un po' no forzato come hai usato la parola, Azzardato, sì. azzardato, sì, bravo, però è anche vero che lei reclama il titolo da diverse settimane, sarà un mese anzi, quindi dargli questa opportunità potrebbe starci. Vediamo come andrà a finire, perché ho paura di un po' che smarmellino un po', però forse mantiene ancora Indy, credo, sì, anzi sicuramente per il momento, però io la vedo sempre come campionessa di transizione, lei non durerà molto. Sì, siccome ha un paio di difese le fa, se le porta a casa. Sì, quello sì. Probabilmente il match a 3 è anche per dare una possibilità in più a Indy Esatto, devi tenere. di mantenere il titolo. Però vediamo. Carino il match, la finish a me piace. Sì, ha un po' di cose Roxanne Perez che deve migliorare. La finisher sicuramente è lenta, è molto macchinosa come tipo di mossa, quindi perde un po' di vitalità. Bisogna sempre posizionare in un certo modo, no, non funziona tantissimo. Che per me è sempre stato un po' anche il problema della 619, che tutte È le volte vero. devi lanciare uno sulle corde, se no, cioè, però vabbè, sono due cose completamente diverse, però entrambe non funzionano così bene, secondo me. Quindi vediamo poi se a un certo punto cambierà finisher, magari con un cambio di personaggio, con qualcosa che succederà più avanti, poi vediamo. Ciao Johnny, buonasera, buonasera. Ciao Johnny. Intanto inizia a costruirsi bene la card di Spring Breaking, ha dentro un po' di roba interessante. Per essere uno show che comunque sostituisce la puntata settimanale, diciamo, perché è martedì, ci sta, secondo Abbiamo un altro match, sempre al femminile, tra Cora Jade e Gigi Dolin. Match che arriva dopo un battibecco avuto nel backstage durante un'intervista di Cora Jade. Match che mi ha fatto schifo. È sì, venuto, male, cioè, male. secondo me è venuto male. Cora Jade è brava, ok, però a me non piace così tanto. Cioè, ha qualcosa che non funziona per me. Gigi Dolin ha
sbagliato qualsiasi cosa in questo match, anche semplicemente a dover buttare fuori Jessie Jane. Ha sbagliato anche quella, cioè non ne ha azzeccata una, e quindi il match ne ha risentito parecchio. E va bene, ce lo siamo portati a casa. Continua la fight tra Gigi Dolin e Jessie Jane. A fine match arriva Rhea Valkyria, che comunque ha dei conti in sospeso con Cora Jade, e quindi le due avranno un match a Spring Breaking. Match che può venire bene, sono Sì. curioso, anche che si chiude un capitolo di questa nuova Cora Jade, in realtà, di questa versione che in realtà si è rotta abbastanza in fretta dopo il turn, e quindi è un po' la prima faida importante che si porterà a casa, perché probabilmente la vincerà lei come faida. No, vabbè. Come ti è sembrato questo match? Cosa ti aspetti dal match con Ma Lyra? partendo un attimo appunto da questo, dalla fine, io sono anche contento che abbiano continuato questa faida che si era un po' abortita dopo il fatto che Cora si era fatta male, quindi è mancata diverse settimane, no? E l'avevano un po' lasciata, pensavo la lasciassero andare, invece no, l'hanno ripresa e la concluderanno, credo, settimana prossima, no? E il match secondo me sarà molto buono per me, soprattutto per Lyra, perché Lyra ha veramente tanto talento. E del match di Gidolin io sono sempre più del partito di Fabric e di Gidolin molto male da quando è NXT. C'erano belle speranze su di lei perché comunque era una delle firme del nuovo NXT, diciamo più esperte, no? Quelle che dovevano un po' mettere la qualità sul ring, invece è molto molto carente. Non me l'aspettavo così, mi ha deluso personalmente. Io mi aspettavo una lei, per quello che avevo visto precedentemente col suo nome vero o comunque con l'altro nome, mi aspettavo molto di più. Magari non era un fenomeno, ma comunque che facesse vedere la sua esperienza. Sì, invece no, sbaglia più delle giovani arrivate. Non so che problema abbia, magari non lo so, si allena poco, non lo so, o non si trova bene a fare certe cose, non lo so, però mi dispiace molto perché lei aveva talento, secondo me, però sono sempre più del partito di Fabrica, lo dice dall'inizio. Io le ho visto fare un solo match bello ed era in quel panorama NWA, non era esattamente NWA, però l'avevano messo una puntata, qualcosa, in un pay-per-view forse nell'NWA, però contro Ok. Thunder Rosa. Era l'unico match che è venuto bene, secondo me, fatto da Priscilla Kelly dell'epoca, che l'avevano buttato giù molto sullo striking, si erano legnate per bene, quindi a me era piaciuto, però questo che gli ho visto fare è abbastanza male. In coppia funzionava più o meno, in singolo Sì, è vero. Appunto, come sempre, mi dispiace riprendere le parole di Fabri perché non se lo merita di avere sempre ragione, però, però ha proprio ragione nel dire che Jessie Jane è quella più vendibile in futuro, cioè quella che ha più margini di miglioramento, forse. Jessie Sì, Jane. anche Non che stiamo parlando di un fenomeno, però tra le due, in questo momento io prendo Jessie Jane. sì. Ma restando in cose, parlando sempre di cose Oh. interessanti, la settimana scorsa Von Wagner ha perso. Quindi in realtà doveva splittare in qualche modo da Mr. Stone. Cosa che non è successa perché Wagner lo ha praticamente implorato di non abbandonarlo, che ha bisogno di lui, e quindi questa cosa è stata rimandata non so di quanto, perché? Perché abbiamo dovuto vedere ancora Io Von Wagner in puntata? Mi sono fatto l'idea che succede qualcosa, Mr. Stone avrà un altro cliente, può essere. Sì, in realtà la cosa che avevate detto anche voi di Chelsea Green sarebbe neanche Ci sta. sbagliata, cioè vedere il passaggio nel main roster se viene fatto così a caso o se si Sì. costruisce magari qualcosa intorno, vediamo, Sì, comunque vediamo, questa vediamo. cosa mi sembra un po' per prendere tempo, perché alla fine sembrava tutto finito settimana scorsa,
e invece adesso l'hanno prolungata ancora di una settimana o due, quello, o quando sarà, insomma, quindi quando non sembrava dovesse essere così. Però vediamo, a meno che adesso hanno cambiato i piani e Von Wagner riuscirà a prendersi questa opportunità e quindi torna come prima, ma vediamo. Non mi aspetto Onestamente, cioè, comunque non è chissà che interesse sta un cosa. po' sti cazzi, cioè Sì, per Madonna, tanto, un po' tanto. Sì. dire. Mentre invece la cosa dopo è molto più interessante perché abbiamo Axiom e Script che sono pronti per combattere e Axiom vuole farla pagare a Script. Wow, perché state tenendo bloccato Axiom con Script? Cioè, con tutte le persone che hai nel roster, perché? Anche perché Axiom nelle ultime settimane, quando era nella fase nordamericano, titolo nordamericano, quando era uno dei contendenti, ha fatto ottime cose. Sì, E sì, dopo sì, è uscito scritto così. sì. Sì, poverino, poverino, poverino. Sì. Ma fin da quando gli hanno messo la maschera, si sapeva che si andava verso una deriva non proprio meritevole per lui. Eh sì, l'hanno un po' bloccato. Sappiamo che comunque quelli mascherati fanno fatica poi non vengono considerati benissimo. Io continuo a dirlo, alla fine l'unico che è riuscito a fare effettivamente qualcosa era Rey Mysterio. Sì. Non mi ricordo nessun altro di lottatore mascherato che è riuscito poi a fare effettivamente qualcosa in WWE. No, perché comunque anche su chi c'era aspettative, che ne so, Sin Cara, alla fine non ha fatto un tubo. Si è bruciato qualsiasi cosa, però vabbè. Un po' lui, Dopo altri. un po' loro che non ci credevano così tanto, si è svaccato tutto Altri, completamente. altri, oddio, altri non mi vengono neanche in mente perché non è che ce ne sono stati chissà quanti. Anche, sì, beh, poi c'erano i vari Kalisto, sì, che è arrivato a vincere un titolo negli Stati Uniti, ma cioè, voglio dire, ci Sì, si ricorda. poi è finito come lì Lucha House Party cioè a fare i jobberoni. Mamma mia, che poi volendo hanno anche il talento loro. Sì. Torniamo invece a parlare, non so se dire Speravo di no. di cose interessanti, in realtà abbiamo un Mixed Tag Team Match, apparente, annunciato per Spring Breaking, o meglio, non è stato proprio effettivamente annunciato almeno, non ho visto ancora la grafica, però Mi vabbè, sembra di no. l'idea però è quella comunque di splittare le due coppie, sia quella maschile che quella femminile, cioè Jensen e Briggs e Fallon Alley e Kiana James, quindi niente. Perché hanno dovuto splittare anche quella maschile? Per me non ce n'era bisogno. Ma poi è una faida che è una faida, una storia che sta durando veramente troppo, troppo. Cioè faceva ridere anche in certi segmenti settimane scorse, ma veramente dura troppo e siamo arrivati a un momento che non vedo l'ora finisca. Sì. Quindi Cioè tutto qua. spero che il match della settimana prossima sia l'ultimo e poi grazie e ci vediamo alla prossima. È un peccato perché appunto Briggs e Jensen funzionavano in coppia, non so poi effettivamente in singolo quanto possono fare. Diamo anche un po' tempo al tempo. Tornando su Ring Certo. invece abbiamo Dijak e Apollo Crews. Match che viene costruito in puntata, c'è Dijak all'inizio, c'è Dijak che arriva, viene fermato, arriva Apollo Crews che con questa gimmick sempre abbastanza inutile dal mio punto di vista, che fa un po' l'amico di tutti e l'amico di nessuno, non so neanche bene come definirlo come tipo di È un po' personaggio. strana, è un po' strana come. E niente, buttano in piedi questo match. Che non è venuto neanche male, però è durato molto, secondo me, e ha tolto del tempo al match Ad altri. successivo che poteva È durare un venuto po' di più male. e costruire qualcosa di più interessante. E qua niente, abbiamo Dijak che vince, perché Dijak comunque ha una faida con Dragunov.
e quindi giustamente devi portare avanti la faida e non fai perdere quello che all'interno della faida, mentre Apollo è lì nel nulla. Anche perché Non sanno Dijak bene neanche loro cosa fargli fare. è una fight abbastanza comunque importante sulla carta, con un nome importante, soprattutto Dijak mi è piaciuto, perché a inizio puntata circa, quando l'hanno intervistato, non so se ti ricordi, ha nominato il draft, se non sbaglio. Quindi a questo punto viene da pensare che nel draft sia compreso anche NXT, se me lo nomini. Esatto, l'ha nominato, poi vediamo se viene annunciato qualcos'altro nelle prossime settimane, però per nominarlo penso di sì. Vengo, vado a pensare a questo. Comunque, beh, parentesi chiusa, io ho pensato subito a quello perché se lo nomini arrivi lì, il naturale pensiero. Comunque, beh, Dijak e Apollo è stato anche un match, diciamo, abbastanza carino. Loro due comunque sono bravi, quindi non è che avevo tanti dubbi. Il fatto è, vediamo come va avanti quella con, come si chiama, con, viene Dijak, Dragono. no, si chiama The Dragon, scusami, che anche questo è un classico parcheggio per entrambi, soprattutto per Dragon, però lo accetto perché secondo me possono veramente fare tanta roba questi due, sai? Lasciando Sì, poi perdere lo hai lo gimmick. scontro comunque tra quello grosso e quello Esatto. più piccolo. Cioè, questa cosa Davide e Golia ha sempre funzionato, Però quindi. dai, già che è uno grosso, ma che sa muoversi, sa fare qualcosa. Quindi per quello che dico può venire fuori una bella roba. Sì. Mi piace il lavoro comunque che stanno facendo questi due, Apollo e Dijak, da esperti, da veterani, come un po' come Zoey Stark. Loro sono stati chiamati dal main roster dove non facevano letteralmente niente, a giù, per fare questo lavoro. Ed è perfetto, secondo me, loro vanno benissimo. Sì. Vediamo. Non so se già. Quando finiamo un attimo la review vado a prendere anche la card bene di Spring Breaking, così facciamo un attimo un recapone di quello che ci sarà la prossima settimana. Stavo parlando prima del match, in realtà il main event a livello di match, che sulla carta poteva essere molto bello, anche se è stato costruito tendenzialmente male, Sì, molto. con Charlie Dempsey e Gulak che arrivano a dire a Wesley, ok, te salti da una parte all'altra, ma se devi fare delle roba a terra, non E sei. frettolosamente anche perché Dempsey ha talento, ma non meritava questa title show. Esatto, io l'avevo pensata in modo diverso. La settimana scorsa avevo detto, Wesley mantiene contro Charlie Dempsey, ma a fine match viene sfidato da Gulak e a Spring Breaking fanno il match Wesley contro Gulak. Può Poteva essere, essere una strada. In poteva, sì. realtà non l'hanno almeno fatto vedere, poi magari lo annunciano così a caso, non penso. Però sì, è Però stato quello che è proprio un modo. successo nel post-match lascia aperto ancora. Esatto, cioè comunque Gulak è ancora lì in Sì. giro, che i due poi hanno attaccato Wesley, quindi la faida non è propriamente chiusa. No, no, no. Vediamo. Match che poteva sulla carta sembrava molto interessante, poi non è riuscito così tanto, secondo me. No, Non si però è sono anche molto per questo trovati. che sono d'accordo, ma anche per questo che secondo me potrebbe esserci un altro capitolo. Ma ancora adesso, reputano il draft di questo tono sensato, fa sempre rumore il draft. È interessante, poi utile no, nel senso che appunto c'è uno poi a un certo punto se vuole passare da Raw SmackDown può praticamente farlo, basta avere una mezza faida aperta e giri da una parte all'altra, però è una di quelle cose che la gente si aspetta un po', adesso mancava anche da un po' di tempo, Sì. quindi ci sta. Dai anche magari qualche idea per uno split dei titoli, magari così tirando in ballo anche il draft. E se appunto ci metti anche NXT, è interessante perché
visto che hanno fatto vedere comunque un po' di gente del Performance Center, la settimana scorsa ha debuttato Tank Ledger, come si chiama, che l'hanno Ok. messo insieme a Hank Walker, cioè vicino a Hank Walker, quindi non è che gli hanno dato così tanto, tanto valore, però vabbè, almeno ha debuttato. Sappiamo che la settimana prossima debutterà Oba Oba Femi, Femi. e quindi magari fai debuttare qualcuno di nuovo e mandi su qualcuno di quelli che hai di NXT da un po', quindi Esatto. Però ecco, sarebbe interessante, come abbiamo detto potrebbero prima. essere idee innovative, sì. Sarebbe interessante, come abbiamo detto prima, come dicevo, come ho detto io prima più che altro, se mettono in NXT, sarebbe una dinamica diversa rispetto agli ultimi anni, insomma. Anche Sì. perché c'è la possibilità, cioè nel draft alla fine c'è la possibilità che ne so, Seth Rollins che vada in NXT, cioè non succederà mai, però se mi metti in NXT puoi andare a pensare a questi connubi strani. Quindi Sì, interessante anche quello. potrebbe capitare qualche nome un po' grosso. Capisci? Dopo Oh, proprio. Vediamo. è vero che comunque tutti i primi mesi magari ok, ma dopo tutti si spostano dove vogliono, anche per varie clausole eccetera che si inventa, però almeno il draft ha sempre quel suo Alla perché, ha sempre il fine suo perché. è scriptato, quindi cioè uno può Sì. decidere in qualche modo, puoi decidere di passare da una parte all'altra senza grossi Certo. problemi. Però appunto fa rumore, porta un po' di pubblico, perché comunque il pubblico alla fine è contento quando c'è il draft. È un po' una parte un po' più sportiva che la gente vuole all'interno Ma anche a me in del sé draft. piace comunque vederlo. Sì, è Dopo è ovvio chiaro che che vai a hai dei momenti pensare. dove ci sono dei nomi che non sono così interessanti, che vengono draftati da una parte all'altra, Sì. però beh, è normale, fa parte un po' del gioco. Alcuni puoi arrivarci anche alcune volte, però magari degli incroci che ci sono già stati, puoi già capire chi passa da una parte all'altra, però vabbè, ci sta, Io ci l'unica sta. sorpresa che mi ricordo degli ultimi anni è che in un draft c'era Gable Stevenson, che vabbè, è letteralmente a chi l'ha visto adesso, però mi ricordo che lo misero in un draft e fu draftato a Raw, mai visto. Esatto, lui dovrebbe essere a Raw di base, Eh sì, magari passa a SmackDown la prossima o volta. Poi non so se lo vedremo mai, però almeno è comunque dentro a un roster. sì, Vediamo almeno. di più suo fratello, che tra parentesi sta settimana ha continuato un po' la faida con Eddie Editor. Torp. Sì, non è una faida così di spessore quella di Eddie Torp, però vabbè, per iniziare a fare qualcosa va bene anche Damon Kemp. Tra l'altro Editor ha fatto il taping di Main Event lunedì, prima di Raw, dove non mi ricordo con chi ha perso, ma giovedì sarà in onda. Perché nel Main Event provano sempre quelli di NXT, insomma. Sì. Tra l'altro Main Event l'anno scorso settimana ho letto che c'è stato un buon Dolph Ziggler contro Tyler Bate. E beh, sulla carta è un match interessante. Sì. Non ti è piaciuto questo match? Sì, in realtà tutti probabilmente avevamo buoni propositi, ma non si sono trovati per niente, non è andata come tipo di match. Sì, poi era Vediamo debole già se... la motivazione, quindi. Sì. Vediamo se ci buttano dentro Gulak, magari Gulak riesce a fare qualcosa di un po' più convincente. Arriviamo poi a quello che è stato effettivamente il main event, cioè un nuovo episodio del Grayson Waller Effect. Sappiamo che la settimana prossima Grayson Waller dovrà affrontare Carmelo Hayes per il titolo. Match interessante, non tanto per il tipo di match, che sappiamo comunque che Grayson Waller ha un po' di difficoltà sul ring. Però mi aspettavo qualcosina di carino a livello di promo, e avendo solo una settimana a disposizione, sono comunque riuscito a fare una cosa interessante, con un po' di battibecchi, un po' di frecciatine prima di Grayson Waller e poi in realtà con Carmelo Hayes, che è uno che al microfono ci sa fare parecchio bene anche lui, e mi ha fatto capire: sì, ok, te hai avuto un sacco di possibilità, ma non sei mai riuscito a fare niente di utile, le hai perse praticamente tutte. Che è vero, è punto di... Però è Eh sì, è vero. vero, li perderà ancora.
Esatto, però è un modo per far vedere comunque che ci puntano in qualche modo su Grayson Waller. È uno di quelli che è già, tra virgolette, un po' in là con gli anni, perché comunque è arrivato tardi in WWE, perché secondo me ha 34-35 anni, penso. Non sono Però nemmeno, sai? cioè, vado a vedere 33. Ok, Beh, cazzo. Ho dai, siamo sbagliato lì comunque. di un anno. Appena Sì, però compiuti, però. ok, A marzo. lotta da 6 anni, quindi non è da Sì. tantissimo. Però al microfono è molto bravo, nonostante la pronuncia australiana, che è una roba che io faccio veramente fatica con quell'accento. Però vabbè, hanno fatto un promo carino, e quindi vedremo poi Grayson Waller dopo questo match cosa farà. Io penso che abbiano, sono riusciti in una settimana a dare una difesa rilevante con questo promo scusami, a Ace. Perché ok, comunque Waller è già uno rilevante di per sé per il ruolo che c'ha in questa NXT, perché comunque l'hanno sempre tenuto abbastanza nelle parti importanti, alte. Però hanno fatto anche un buon lavoro ieri e non sembra soltanto una difesa di transazione, insomma. Sembra anche un qualcosa di sentito, nonostante il poco tempo a disposizione, quindi sono molto curioso. Potrebbe venire fuori qualcosa di carino, il risultato è scontato, ok, però per me sarà importante il come, perché io credo che Waller non lo facciano perdere pulito, o comunque netto, perché è un nome su cui puntano, quindi vediamo, però sono curioso, ecco, questo è il punto. Dici che lasciano una porticina aperta. Secondo me sì. Probabile, probabile. Vediamo, perché a me piace molto in realtà Grayson Waller come tipo di personaggio, Anche a me. come tipo di come porta avanti le storie anche. Quindi sì, sono curioso. Sarà un più uno per Carmelo Hayes, perché giustamente è la prima difesa, e Carmelo Hayes è un campione, insomma, che andrà avanti parecchio, perché ci ha messo molto ad arrivare lì, e adesso una volta che ce l'hai come campione, devi farlo girare un po', perché sì, un po' perché Carmelo Hayes comunque ci sa fare al microfono, ci sa fare sul ring, e quindi è anche un modo per dare un po' di spessore, un po' di rilievo a NXT. Un po' perché Io se lo credo merita comunque anche. che questi due siano i migliori al microfono NXT, senza dubbio. Sì. Ok, la puntata di NXT finisce qua. Sono andato intanto a prendere la card velocemente della settimana prossima, per vedere se me l'ho perso qualcosa. In realtà di quello annunciato, no, dove aveva detto tutto, perché abbiamo il debutto di Oba Femi. Sì, sta cosa qui è un po' strana che fai un debutto di un nome, di un signor nessuno ad oggi, in uno speciale. Sì, vediamo chi ci manda, se ci mandano un altro signore nessuno, o se ci Sai se usano mandano. Von Wagner? E Von Wagner perde. Cioè, Così mi sto sognando, dice: cazzo, è anche contro Oba Femi, letteralmente, vai a non perdere. neanche lo sotterri, lo uccidi letteralmente. Però a me andrebbe bene. Per l'amor di Dio. Poi abbiamo Brooks Jensen e Kiana James contro Josh Briggs e Fallon Alley. Anche questo match un po' chi se ne frega. Chiudiamo questa storia, passiamo oltre. Abbiamo i Pretty Deadly contro la D'Angelo Family come dici, in un trunk match, ma io non so effettivamente cos'è il trunk match. Trunk match. Ho paura. Pure io. Magari è Wikipedia che mi dice delle cose che non sono effettivamente vere. Vabbè, poi capiremo. Poi Vedremo, vediamo. abbiamo Lyra Valkyria contro Cora Jade, Ciao. Andra Chase contro Bron Breakker. Ok.
Vediamo, cioè, in realtà lui qua potrebbe fare una faida un po' più aperta con la CSU e fare prima Andre Chase e poi Duke Hudson, Può essere. così lo tiene un po' più occupato. E poi abbiamo Indy Hartwell contro Roxanne Perez contro Tiffany Stratton e Carmelo Hayes contro Grayson Waller. Ci sarà il main event, sì. Sì. Card carina comunque per essere appunto una puntata. Anzi, è anche bella, bella piena perché sono comunque 7 match e ce ne sono un paio che possono durare anche un po'. È vero che ne hai alcuni che possono tipo essere degli squash perché tipo quello di Bron Breakker Buffemi. o Bafemi, ma anche quello di Bron Breakker secondo me lo fanno Sì. durare tendenzialmente poco. Però già quello di Cora Jade potrebbero portarlo un po' avanti. No, sarebbe meglio in realtà per loro, perché almeno carburano un po', può essere più carino, insomma. Sì. Però vediamo, vediamo. 7 match comunque è interessante per la settimana prossima. Sì, credo che non, praticamente non ci saranno segmenti. No, lo tratteranno quasi come un pay per view. Sì. Ci sta, ci sta, ci Sì, sta. meglio, meglio così. E niente, la puntata di Up Next finisce qua. La settimana prossima ci trovate con la review di Spring Breaking. Vi ringrazio per averci fatto compagnia. Grazie Luca per essere passato di qua. Grazie a te amici, grazie a tutta la chat. Buona serata. Grazie a quelli che ci hanno seguito su YouTube. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare. Fateci sapere un po' cosa ne pensate di NXT, cosa vi aspettate della settimana prossima. Per quelli che sono qua su Twitch, ricaricate perché tra poco torniamo con un just chatting. Chiacchieriamo un po' su cose varie ed eventuali che sono successe, che succederanno. E vediamo, vediamo. Grazie a tutti, buonanotte, buon proseguimento, buon tutto. Buonanotte.